Pensate che questa sera abbiamo la cantante numero uno, degna rappresentante della canzone melodica all'italiana, Orietta Berti. No, io penso che un attore deve essere indipendente, deve essere solo, per dedicarsi completamente a questo lavoro. Le interferenze a volte delle mogli portano così a degli sbandamenti, a delle confusioni. Anche perché, te lo chiamo un po' Orietta Berti, queste interferenze delle mogli che hanno diritto di interferire sul marito e con la scusa di aiutarlo, a volte dico sono disastrose come intervento. Penso che non sempre. No. A volte. Senti, tu avresti sposato una come Orietta Berti, ecco, come? Potrebbe andare, sarebbe il tipo tuo, Orietta. Io vi vedrei bene, una bella coppia sarebbe stata. Va bene. Tu avresti sposato uno come Alberto. Io sono stata una sua grande ammiratrice, sia come uomo e come attore, l'ho sempre ammirato. Anch'io sono un grande ammiratore di Orietta Berti. Orietta Berti è un prodotto nostrano, proprio fatto in casa. È proprio il tipo mio. Poi d'altronde sappiamo che Orietta ama la sua casa, ama stare in casa, trascorrere le sue serate in famiglia. Le donne mi piacciono. Basta che c'è una donna vicina. Posta te sei messo in mezzo. Ma staresti fresco. Perché Osvaldo non scherza. Osvaldo è molto geloso. Osvaldo. Marito si chiama Osvaldo. Osvaldo si chiama. Ma non è geloso. Per lo meno da quello che leggo sembra che Osvaldo sia un tipo geloso. Comunque, è qui questa sera Osvaldo? È qui, ecco, però è nascosto perché ti tiene d'occhio, al momento opportuno viene fuori. E apposta io mi volto sempre. Comunque questo Osvaldo veramente è un personaggio importante per quanto concerne la storia di Orietta Berti, perché pensate che un uomo che si è interamente dedicato a Orietta è marito, è manager, autista, è quello che le fa i contratti. È veramente un personaggio eccezionale. Tra l'altro sono tanti anni che siete insieme ormai. Quanti anni è che siete sposati? Che ci conosciamo sono 12 anni. Otto anni, sì, quindi hai già passato il settimo anno, quello del prurito. Ecco, il settimo anno sai che c'è il famoso prurito che dicono che ci si separa, non so che cosa sia, io non ci sono ancora arrivato. Tu hai così avuto dovrebbe essere, settimo sì. Anno. Non ti sei accorto di questo prurito, non si sa che cosa sia. Per adesso però io vorrei farvi sentire alcune tra le più belle canzoni che ha fatto Orietta. Orietta ha fatto molta gavetta prima di diventare una diva e ha alcune canzoni, soprattutto tra le prime, che hanno fatto un enorme successo, tra le quali per esempio c'è Tu sei quello, col quale mi pare che tu hai vinto anche se sei arrivata il disco per l'estate. Poi c'è stato La bambola blu, che è stata un'altra bella canzone, e poi c'è stata La via dei ciclamini, anche quella era una bellissima canzone. Insomma, adesso vi facciamo vedere l'Orietta in un putpurri di canzoni, state a sentire. Non esiste al mondo un altro come.
c'è il vuoto, ma c'è la luce del sole. Non c'è una cosa al suo posto, sembra un giardino sfiorito. Ma io non cerco nessuno, ho pianto troppo per te. Il mio amore è una bambola blu, solamente una bambola blu. Ma se al cuore la stringo, mi sembra di stare con te. Per avere una bambola blu, quante lacrime ho pianto di più. Io credevo di amarti e invece giocavi con me. Abbiamo fatto uno scherzo. Sono ormai 10 anni che io canto al festival. La loro canzonetta sempre quella lì che fa. La Berti è come l'Edra, non muore ma s'attacca a una canzone identica. Finché la gente ha poco, la Berti non è stupida, perché con le marcette di dischi se ne vendono in grande quantità. Non eri tu quella. Quella era Loretta Goggi. Hai visto come ti rassomiglia? Bravissima, eh? Molto bene. Molto brava. Perché il viso un po' con i miei allineamenti. Sì, sì, ti rassomiglia moltissimo. Sì. Senti, io ti devo complimentarmi con te perché hai veramente una bella voce. Adesso la tua voce si è trasformata, è diventata ancora più bella, se si può dire, maturando. Beh, è diventata un po' più... Più pastosa. Un po' acuta. La vera cantante italiana, Orietta Berti. Sì, lo sai che Alberto è un tuo grande ammiratore? Sì, sì, ha anche qualche disco tuo in casa, certo, ogni tanto li suona, vero? No, è un canto che si ascolta rilasciandosi volentieri, che fa sognare, che fa... Hai capito, fai sognare Alberto Sordi. Che onore. Chissà che cosa dirà Osvaldo, Comunque Alberto è un buono. Con i canti che somigliano più ai vecchi piantatori di cotone, oggi a quegli urli, tutti svociati, quelle cose. Il canto di Orietta Berti è un canto veramente gradevole all'orecchio, gradevole allo spirito. È la tua beneficiata oggi. Comunque non lo dice Alberto, non lo dice soltanto perché è un buono, ma perché so che veramente è un tuo ammiratore. Noi tutti sappiamo che Alberto... Che siete di spalle, voi non potete vedere... ma gliel'abbiamo già detto Alberto, guarda, se tu guardi Orietta Berti... Siccome è rotonda, è uguale, avanti e di dietro. No, adesso diventi cattivo, No, adesso diventi cattivo, Ma è la televisione è che fatta fa in questo, casa, è buonissima. Sì. Stavo per dire che sei così buono, so che sei veramente. Allora, non si sa mai se dice la verità in quelle cose. Comunque, loro lavorano. Ti ricordate poco fa quando parlavamo della nostra Orietta che esprimeva pareri a proposito di suo marito e ha rivelato una personalità diversa da quella solita alla quale siamo abituati? E vi stavo dicendo che leggendo la vita di Orietta ho scoperto che da piccolina era birichina, Pensate che Orietta la dovevano sgridare perché da bambina non voleva andare all'asilo. Sai perché? Perché all'asilo pare che dessero da mangiare il baccalà. E Orietta non voleva mangiare il baccalà, è vero questo fatto? Una cosa proprio che non riesco neppure adesso. Nemmeno adesso, che non volevi andare all'asilo. Poi quando andava all'asilo invece era birichina perché faceva arrabbiare la maestra. Perché non può fare, perché non lo so perché non mi piace il baccalà, non può fare i fiori con le piume del baccalà.
Poi pensate che le piaceva andare in bicicletta, ma andava in bicicletta di nascosto perché il papà non voleva. E una volta ha avuto una lezione, vero? Sono che cosa è successo? Canale. Ecco, hai preso la discesa. Porto ancora i segni in testa. Sei finita nel canale, ti sei fatta male a un labbro. Sì, qua ecco. E anche la ecco, testa. Tanto è vero, è ancora gonfio questo labbro. Sì, si vede. Ecco, si vede, c'è leggermente. Beh, si proprio vede da vicino, da ecco. Vicino. Nei momenti in cui Orietta è emozionata ai festival, le grandi manifestazioni canore. Io sono medico della mutua. Pare che questo labbro vibri leggermente, sì. Quando vibra. Sei molto emozionata, vero? Ecco. Infatti mi porto sempre una mano vicino alla bocca quando ecco, vedo per che... coprirti, ho capito. Perché? Sì. Bello invece il labbro un po'... tremante. Il labbro tremolo, adesso però non va più. Comunque, Orietta, naturalmente, i suoi primi passi come cantante poi li ha mossi a Cavriago, che è una cittadina allegra, piena di gioia, contrariamente a quella che è Montecchio. Perché tu mi raccontavi che Cavriago è molto allegra, mentre Montecchio è... proprio un paese. Invece Montecchio è più della cittadina, la gente più riservata, ognuno va da se stesso. Invece a Cavriago si sa tutto di tutti. Quindi tutti allegri sempre. Ecco perché tuo marito è così serio, perché viene da Montecchio. Però Montecchio ha collaborato, direi, in un certo qual modo, inconsapevolmente, alla carriera di Orietta. Perché Cavriago... I Montecchi e i Cabrioletti. E i Cabrioletti, sì. Dunque, Cavriago non aveva un teatro. E voi sapete, in questi paesetti dell'Emilia, adesso vige molto la balera, il night, il teatro, costruito proprio dai cittadini. Ed è stato grazie anche alla collaborazione di quelli di Montecchio che avete costruito un teatro, sì, mi pare, abbiamo no? Abbiamo pagato 1.000 lire il mattone. Tutte le domeniche ognuno portava 1.000 lire per mattone, sì. E si portava una mano da Montecchio fino a Cavriago. Cioè avete costruito il teatro a Cavriago facendo il passamano, sì, da Montecchio a Cavriago. Ci pensi? Cioè tutti in fila da Montecchio, sì, fino a Cavriago. Ma quanti chilometri sono? Beh, sono 5 chilometri. Cioè vi davano 1.000 lire per ogni mattone portato? No, noi portavamo 1.000 lire, perché il teatro di tutti, sì, a Cavriago. Ecco, cioè ognuno ha dato 1.000 lire, però poi hanno popolo. Fatto il passamano, no? Sì. E tutti in fila si passavano sti mattoni da Montecchio fino a Cavriago, e così avete fatto il vostro teatro, ed è stato lì poi che la Orietta ha potuto debuttare e ha cominciato praticamente la sua carriera dopo i primi tentativi da dilettante. E adesso io vi vorrei far sentire la nostra Orietta, quando era già diventata professionista, in due fantasie. Una è una fantasia dedicata alle canzoni italiane, l'altra invece è una fantasia dedicata alle canzoni all'americana. Vecchia Roma sotto la luna non canti più, gli stornelli e le serenate di gioventù, per progresso t'ha fatto grande. Sta città non è quella dove viveva tant'anni fa, più non vanno gli innamorati per lungo Tevere a rubarsi li baci a mille là sotto l'alberi e li sogni sfogliati all'ombra d'un cielo blu. Ricordi del tempo bello che non c'è più. Bella Gigugin e poi trullarillallero, oh la bella Gigugin e poi trullarillallà. A 15 anni facevo all'amore, daghi davanti un passo, delizia del mio cuore. A 16 anni ho preso marito, daghi davanti un passo, delizia del mio cuore. L'aven, l'aven, l'aven alla finestra, lei tutta in cipriata, oh la bella Gigugin e poi trullarillallero, oh la bella Gigugin e poi trullarillallà. Oh cia cia Maria Catlina, dummi e dummi e nassi assà, oh sì sì chi la daria, lei la sale si assacca. Rise coi e tagliari, guarda un po' come balubi, balumei le paesanote che le tote a turi. O pundi pundi pundi, cura una volta, cura una volta. O pundi pundi pundi, cura una volta e pei papi. Cura una volta sotto la porta, cura una vira sotto la riva. O pundi pundi pundi, cura una volta e pei papi. Tu puoi piangere, sì.
c'è una nube d'amor, forse tu, forse tu non crederai che senti, sorriderai, tutto in te risplenderà, lo sai amore. Noi tendei sogno di te, di te. Mi domando dove sei, mi domando cosa fai, ma tu non puoi sentire. Noi tendei, noi tendei, non vivo più nell'attesa di vederti ancora tornare, nel segreto del mio cuore, nei miei sogni, in ogni cosa ancora che vive in me, ci sei tu, tu con me, io sono con te, un angolo di te. Brava, bravissima. Veramente brava. Abbiamo visto la nostra Orietta attraverso varie fasi della tua vita. Difatti, in ognuna di queste canzoni c'è una certa trasformazione vocale. Senti, ecco perché è bello questo programma e io sono venuto volentieri qui. Perché c'ha tutti gli elementi del grande spettacolo, è fatto con semplicità, con molta economia, perché i partecipanti a questo programma vengono gratis, eh? Siamo pagati.